Noi siamo in compagnia di Robert Baron, presidente di Delta Catch. Buongiorno e ben ritrovato, Robert. Buon anno. Grazie, buon inizio anno a tutti. Allora, vorrei partire velocemente con l'Italia perché abbiamo un nuovo DPCM, nuovo DL che conferma ecco, la stretta che abbiamo visto insomma, anche durante le feste natalizie, ma anche il Capodanno. Che cosa invece prevedi per quanto concerne il FTSE MIB nel primo trimestre? Perché comunque stiamo vedendo una partenza positiva nonostante la crisi di governo legata ovviamente ad Italia Viva, Matteo Renzi versus Giuseppe Conte, se possiamo chiamarlo così, e soprattutto la crisi riguarda la presentazione, il piano Recovery Plan presentata di Conte, che ovviamente secondo Renzi non sia sufficiente. Non vediamo però alcun impatto sui mercati nonostante che il governo sia in pericolo. Gli scambi sono iniziati ieri, quindi abbiamo avuto una giornata assai interessante su Wall Street, dove sul finale poi è stato riacciuffato e sono stati riguadagnati dei livelli critici che erano stati interessati durante la sessione. Diciamo che è il primo mercato da dover monitorare in questa fase, perché se uno storno potrà avvenire, avverrà sicuramente con un segno degli Stati Uniti che si portano a considerare una fase cosiddetta di divergenza tecnica sugli indicatori che è in atto da inizio del mese di dicembre. Questa fase potrà perdurare con un segnale alla prima notizia di negatività che ci può essere, che può essere una notizia macro. Oggi c'è un dato ISM alle 4 negli Stati Uniti che è già previsto leggermente negativo, però se venisse più negativo potrebbe già far avviare una fase di storno che è salutare sugli indici, visto la corsa che hanno avuto negli ultimi due mesi e mezzo, per cui la necessità di una correzione tecnica ci sta tutta quanta. In questo aspetto il nostro mercato subisce un po' quello che sono da un lato le pressioni sugli altri mercati e dall'altro la situazione interna italiana, che potrebbe essere sul punto di sfociare in una effettiva crisi di governo. Assolutamente sì, poi se guardiamo anche il mercato obbligazionario, lì ancora meno segnali di preoccupazione perché i rendimenti sono nuovamente, ovviamente mi riferisco ai rendimenti italiani, sono a nuovi minimi storici, ormai non conta il governo nazionale ma ciò che conta forse è l'Europa, i fondi e soprattutto la BCE. Spostiamoci velocemente verso Londra, abbiamo visto la Brexit effettuarsi e non solo con un accordo commerciale che non era così scontato a dir la verità. Prima, mi ricordo molto bene, prima dell'anno nuovo tu eri una delle persone che ha suggerito ecco, il mercato inglese, in questo momento il FTSE 100 in rialzo di 0,5% nonostante l'annuncio di Boris Johnson che riguarda il nuovo ovviamente lockdown nazionale così necessario dopo quasi 60.000 casi in un giorno, dopo ovviamente il nuovo ceppo, il nuovo virus cosiddetto, la nuova variante del Covid-19 appunto trovato per primo in Gran Bretagna, però il FTSE 100 continua come dire, ad aumentare, in questo momento guadagna 0,5%, sei rimasto della stessa opinione o hai cambiato l'idea? No, il mercato inglese è difensivo rispetto ai mercati europei, cioè si trova in una condizione di migliore prospettiva nel breve periodo ma anche nel medio. La scissione confermata con la Brexit porta ad un nuovo rapporto tra l'Europa e gli Stati e la Gran Bretagna. L'impostazione resta sempre comunque favorevole ad una continuazione del rialzo, anche se ci sono delle leggere divergenze anche sul FTSE inglese, e quello che un po' andrà a compensare è anche l'effetto del cambio, che in questo momento si mantiene comunque al di sopra della fascia 0,89-0,89,50 nei confronti dell'euro, e quindi non porta ad una rivalutazione stessa del cambio. Fintanto che ci sarà questa condizione è ben difficile che il mercato inglese sottoperformi rispetto al resto dell'Europa, anzi dovrebbe trovare una condizione di migliore performance, quindi in uno spread tra un basket dei mercati europei e il mercato inglese, come ho detto dicembre, era una condizione da preferire e continua a rimanere preferibile il mercato inglese con un cambio che resta sopra 89,50, quindi una situazione ancora favorevole
ad avere un'esposizione più alta sull'Inghilterra rispetto ai mercati europei, all'Eurostoxx 50, tanto per fare un confronto più semplice tra il FTSE 100 e l'Eurostoxx 50. Ecco, andiamo a vedere invece la sterlina, in particolar modo nei confronti sia del dollaro che l'euro sterlina. In questo momento sterlina a dollaro ad 1,35, in rialzo quasi dello 0,2%, invece l'euro sterlina si rafforza dello 0,11%. Che trend possiamo immaginare per quanto concerne la sterlina? Ma la sterlina dovrebbe in questa fase qui rimanere sostanzialmente neutra nei confronti dell'euro, quindi con una fascia di oscillazione tra 90 circa come base, 89,5-0,90 e 91-91,5. Dovrebbe rimanere fin tanto che non ci sarà una definitiva approvazione da parte del Parlamento europeo di quello che è il pacchetto Brexit, che è molto complesso e lascia anche delle derivazioni e delle code successive ad altre regolamentazioni che verranno definite in diversi tasselli, in diversi aspetti. Per cui la sterlina potrebbe rimanere sostanzialmente neutra contro l'euro. L'outlook per il dollaro resta comunque estremamente negativo in questa fase ed è un outlook che potrebbe però subire dei cambiamenti di fronte. Ieri alla prima fase di storno del mercato americano, che in giornata aveva perso anche oltre il 2%, abbiamo assistito ad un primo timido recupero del dollaro. Quindi potrebbe manifestarsi una situazione di questo tipo. Di fronte ad una fase correttiva del mercato, si potrebbe interrompere quello che è la dinamica di deprezzamento del dollaro, che è arrivata contro euro nell'area 1,23, contro sterlina nell'area 1,3550, 1,3650, e potrebbe portare ad una fase di correzione. Questo potrebbe, condizionale è d'obbligo in questa fase, perché non è detto che ci sia la correzione azionaria. Ci vuole un evento, come dicevo, un evento macroeconomico oppure un evento politico. Le elezioni che si terranno per il senatore in Georgia potrebbero avere un effetto di questo tipo. E questa correlazione può fare sì che di fatto si possa avere un'interruzione di quello che è il deprezzamento del dollaro. In una fase del genere, allora il dollaro diventa l'elemento di rifugio rispetto ai rischi che si aprono sulla parte equity e quindi si potrebbe interrompere quella fase di svalutazione. In realtà la fase della sterlina contro dollaro ha una buona base a 1,3250, 1,33, finché non verrà violata su chiusura settimanale inferiore, è difficile che la sterlina modifichi la tendenza di upside e di rialzo nei confronti del dollaro, che si accompagna a quella dell'euro-dollaro, e quindi dall'altra parte quota 1,21,25 è un altro punto chiave che va monitorato per le posizioni di tendenza. Quali sono, secondo te, Robert, i rischi che rimarranno, i rischi principali almeno per la prima metà del 2021? Rimane sempre il Covid-19? E un'altra domanda perché ci sono dei commenti appunto per quanto concerne ecco, la nuova decisione, il nuovo DL del governo Conte. Per quanto tempo, secondo te, possono continuare i governi con le stesse misure, ovvero chiusura totale, perché poi si vede che appena c'è una mini riapertura i risultati sono quelli che sono. Sono queste le misure che, come dire, rimarranno fino a metà 2021? Ma fino a metà non lo so, perché qui si sta muovendo molto a vista in quello che è la dinamica. Il fatto quello delle decisioni del governo italiano sono le più emblematiche. Riusciamo a inventarci dei nuovi colori di chiusura, come quella dell'ultimo decreto legge di ieri. Per 2 giorni c'è un nuovo colore, il giallo rafforzato, che rappresenta una nuova condizione. E la cosa triste in questo aspetto è che ci sia un outlook o una prospettiva così ristretta, cioè pensare che ci sia un decreto legge. Questa volta i DPCM sono scaduti, ormai sono solo decreti legge, perché lo strumento del DPCM diventa un po' fuori effetto di base costituzionale, secondo me, proprio perché diventa un effetto solo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Invece il decreto legge va tradotto poi in Parlamento, cosa che sarà ben difficile che venga tradotto se non si troverà un accordo da qui ai prossimi giorni con la frangia più estrema
della maggioranza che in questo momento è presentata da Italia Viva. E quindi il decreto legge da qui al 15, con una fase che si può aprire di eventuale crisi, porterà a una effettiva incertezza, e questo lo vedremo tradotto più che nel mercato azionario sul brevissimo, con un'impennata sui rendimenti dell'obbligazionario. Quindi la tenuta dello spread intorno a 115-116 come oggi può ancora favorire un ritorno verso la base che è 103-105, però se dovessimo assistere a una fase di crisi nulla impedisce che ci sarà un'impennata dello spread e quindi con un'apertura di una fase di una crisi che diventa abbastanza problematica da poterla risolvere. Però nell'eventualità che questo non dovesse avvenire e quindi abbiamo ancora una situazione, diciamo, di possibilità di uscire con un altro e ulteriore decreto legge, perché a questo punto prima del 15 ce ne sarà uno ulteriore, perché è ben difficile che in una situazione in Europa che ha una coda epidemica, diciamo, avanti di un paio di settimane, due o tre settimane, secondo le statistiche rispetto a quella che si sta sviluppando nell'area del bacino meridionale del Mediterraneo. È ben difficile, visto che l'Europa ha già chiuso Inghilterra praticamente sino a una nuova data da destinarsi. La Germania fino a fine mese, la Francia è in una situazione lo stesso di chiusura fino a fine mese. È ben difficile che noi, il nostro paese, riusciamo ad avere una condizione diversa da qui alla fine del mese. Ed è ancora più difficile pronosticare una fase di apertura a febbraio e a marzo, dove l'anno scorso comunque abbiamo vissuto la fase di chiusura più estrema. Ed eravamo solo all'inizio dell'epidemia. Ora, quello che potrà modificare nel breve periodo sarà l'arrivo dei vaccini e una vaccinazione più intensiva che potrà produrre una minore impennata e un minore effetto del contagio, almeno nei prossimi mesi. Però sul breve periodo, intendo da poche settimane ad alcuni mesi, la situazione è questa, cioè quella di subire tutta la fase invernale, così come è stata per l'emisfero australe che ha avuto un'impennata dei casi, di subire una continua fase di sostegno e di impennata, ed è su questo che molto probabilmente i mercati azionari potranno riflettere, perché la cosiddetta uscita da questa fase di crisi è ancora ben lontana. Potremmo impiegarci tutta la fase invernale con l'inizio della primavera, quindi che vuol dire il primo trimestre dell'anno. E questo potrebbe portare ad una riduzione notevole di una serie di settori e portare ad occasioni invece sul mercato per quanto riguarda il settore cosiddetto ciclico, che secondo me è quello che va monitorato con maggiore attenzione in questa fase. Vorrei spostarmi velocemente verso il comparto automobilistico perché ovviamente abbiamo assistito il sì degli azionisti dei due colossi automobilistici FCA e PSA, tra l'altro con una maggioranza molto molto significativa per tutti e due, in particolar modo quelli di PSA. Intanto sto mostrando ai nostri telespettatori l'FCA che è in rialzo dello 0,8%. Devo anche ricordare che è stato un 2020 da dimenticare per il comparto automobilistico, un 2020 molto difficile in quanto le vendite sono al ribasso più o meno del 5%. Adesso vado in memoria, ovviamente questi sono i dati degli ultimi report. Robert, qual è la tua opinione di questa fusione? E non solo, ne seguiranno tante altre per poter, come dire, competere con già i colossi, soprattutto nell'ambito delle auto elettriche. Era, diciamo, inevitabile. La fusione deriva da un precedente ancora tracciato, che era stato seguito ancora dall'amministratore delegato da Marchionne, e poi si è trovata una soluzione con Peugeot in quest'ultimo anno. La fusione è assolutamente un percorso di crescita, perché resteranno poche compagnie automobilistiche in grado di poter sfornare modelli sempre più competitivi e sempre più interessanti. Saranno pochissime queste compagnie, e tra queste in Europa, visto la forza del mercato tedesco, l'unica vera rivoluzione ed evoluzione che poteva esserci nel mercato europeo era quella relativa a questi due marchi.
E quindi è una notizia positiva per entrambi, sicuramente hanno la possibilità di competere ancora e di sfornare nuovi modelli. Il settore è un settore estremamente da rimanere distanti, secondo me, da un punto di vista di investimento, e ora con questa fusione, secondo me, è un exit sul titolo Fiat a questi livelli, perché la corsa che ha effettuato negli ultimi mesi è stata considerevole. E per chi l'avesse detenuto in portafoglio, è il momento di liquidare le posizioni su gran parte del settore automobilistico, perché in generale non riflette in nessun modo quello che sono i fondamentali e il livello dei ricavi che si sono determinati nel 2020. Le quotazioni sono ben più in alto rispetto ad un settore che ha denunciato forti contrazioni in tutti gli ambiti. C'è l'effetto Tesla, cosiddetto, che porta ad una rivalutazione di tutte le quotazioni con una dinamica che ha dell'incredibile da un punto di vista dei multipli e dei valori stessi. Per cui, fin tanto che questo effetto rimarrà, probabilmente il settore non subirà una fase di contrazione. Però nel momento in cui ci sarà la prima uscita, questo settore è uno dei settori che saranno più colpiti dalla fase di un'eventuale correzione di mercato. E secondo te, ecco, questo nuovo titolo potrà far parte del tuo portafoglio o non è consigliabile? Quale titolo? Ovviamente dopo la fusione. No, in questo momento il titolo Fiat, come è stato consigliato nei mesi scorsi, adesso che c'è la fusione, è una notizia superata, quindi è uno dei titoli da dismettere dai portafogli, assolutamente. La corsa che ha effettuato Fiat, quasi il 50% negli ultimi 3 mesi, diventa assolutamente incoerente con la situazione di mercato e con i dati macroeconomici. Per cui è un titolo da cui aspettare una fase di correzione. Potrebbe calare con una fase di mercato, con i nuovi dati, tutto il settore di un 10-15% senza dover minimamente intaccare ancora la tendenza. C'è un'overvalutazione sul settore automobilistico che non ha realtà, non ha confronti con la base macroeconomica, per cui i trend sono in questa situazione, soprattutto, ripeto, per effetto di una dinamica che si è creata e da cui il motore principale è quello di Tesla, che ancora non ha un ritracciamento tecnico. Allora andiamo a vedere velocemente i futures americani. Intanto vorrei ricordare a tutti che il New York Stock Exchange ha deciso di annullare il delisting delle tre grandi società di comunicazione, ovviamente le tre grandi società cinesi di comunicazione quotate a Wall Street, inizialmente tra l'altro previsto da un decreto del presidente uscente Donald Trump di novembre. Quindi tre di queste società non verranno tolte dalla NYSE. Futures in leggero rialzo, con il Dow più 0,16%, l'S&P 500 più 0,15% e il Nasdaq in rialzo dello 0,12%. Robert, che cosa ti aspetti? Ecco, anche dei listini americani in questo momento così delicato, in particolar modo oggi c'è il ballottaggio, quindi sicuramente in focus le elezioni in Georgia, molto importanti anche per capire se Biden potrà effettuare le proprie riforme. Beh, c'è una famosa frase dei trader di borsa americani che dice: as goes the first week of January, goes January, and as goes January, goes the year. Per chi la comprende, non l'ha compresa, come va la prima settimana di gennaio, va gennaio, come va gennaio, va l'anno. Quindi è difficile avere una valutazione dopo il primo giorno di scambi, tenendo presente che per noi domani sarà Epifania, ma i mercati americani saranno nel pieno della loro votazione, una settimana piena di dati macroeconomici, con le votazioni del Senato che sono chiave per giudicare un'evoluzione sul breve periodo e anche sulla politica americana, per quanto potrà Biden incidere sul Congresso. Per cui la mia attesa, visto le divergenze tecniche, visto la situazione perdurante, i tentativi ieri di una fase di correzione con no news effectly, non c'erano vere notizie che potevano portare ad una fase di cosiddetto ribasso, i minimi di ieri sono comunque un supporto importante su cui il mercato ha provato la tenuta.
se ci sarà una eventuale fase di rimbalzo, che credo meno probabile, dovrebbe continuare questa tendenza. In realtà la probabilità maggiore credo che sia quella di assistere ad uno stormo tecnico. 29,850, 29,9 sull'indice Dow non future rappresenta un livello chiave per mantenere gli scambi ancora a rialzo. Sono i minimi del 14 dicembre, i minimi di ieri. Questi due minimi che vanno in parallelo sugli altri mercati, l'S&P in particolare, il Russell che è già più avanti nella sua dinamica di movimento, potranno portare ad una fase di correzione tecnica. Quindi il segnale manca, ma ci sono tutti i campanelli d'allarme perché il segnale possa arrivare tra oggi e domani, per cui le attese sono quelle di una fase di storm. Quindi il consiglio è, per chi ha posizioni, liquidare, coprire, aspettarsi uno storno sui mercati americani già oggi, domani, prossimi giorni. Giustamente. Grazie mille, Robert Barron, presidente di Grazie a Delta voi. Hedge. Grazie e ancora buon anno. Anche a voi, arrivederci e buon anno di trading.